Carissimi, bentrovati, buongiorno. Sono Federica e rieccoci. Rieccoci con le nostre eh, lezioni, con le nostre conferenze. Io continuo il mio percorso dedicato alle grandi monografie. Eh, oggi vi parlerò di un artista che io. Apprezzo tantissimo, eh, infatti, sto scegliendo in realtà adesso eh, gli artisti di cui parlarvi proprio per una, un amore personale. Ecco, sto andando molto di pancia, di cuore. E sicuramente il pittore di oggi è, dal mio punto di vista, il più grande pittore di tutti i tempi e, o comunque il pittore che ha ispirato tanta di quell'arte, e in ogni forma, anche nel cinema, nella fotografia. Eh, è il primo pittore fotografo, si dice, eh, secondo me è stato anche il primo pittore regista e quindi oggi vi parlo di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio nasce a Milano il 29 settembre del 1571 e mora a Porto Ercole il 18 luglio del 1610. Quindi muore giovanissimo, una vita che è stata un romanzo, una vita molto contrastata, un carattere particolare, complesso, ma una genialità estrema nel rappresentare e raccontare un nuovo tipo di arte, in un'epoca in cui l'arte stava vivendo un periodo difficile. Perché eh, siamo alla fine del Cinquecento, siamo nell'epoca manierista, post manierista, siamo nell'epoca dell'arte della controriforma, siamo nell'epoca in cui l'arte, bene o male, deve seguire eh, gli stilemi richiesti dalla Chiesa Cattolica, eh, un'arte bella un'arte didattica, questi erano i due elementi richiesti proprio dalla Chiesa Cattolica dopo la controriforma, eh, un'arte che attirasse lo spettatore, eh, lo facesse entrare in un mondo emotivo, eh, raccontando la storia di Cristo, la storia della Chiesa, eh, proprio per contrastare la riforma protestante che era nata fondamentalmente nel 1517 eh, con le famose tesi di Lutero. Il Cinquecento, quindi, è un secolo complessissimo. Pensate che è un secolo quello del manierismo, fondamentalmente, che è stato poco raccontato dagli storici dell'arte. Eh, ad esempio, quando racconto il manierismo, mi appoggio sempre a un film, che è La ricotta di Pierpaolo Pasolini del 1963. Che eh, ha la capacità di raccontare davvero la, la forza dell'arte di quell'epoca, che è l'arte la, della, della prima crisi della storia dell'arte. Eh, dopo i grandi: Michelangelo, Raffaello, Leonardo, c'è questo periodo in cui l'arte come se si. come un serpente che si, muove la coda, che si morde la coda, continua a rotolarsi su se stessa e non sa. Come trovare un nuovo modo di esprimersi. Eh, e poi, soprattutto, c'è questa nuova arte richiesta dalla Chiesa Cattolica per contrastare, proprio come marketing, come pubblicità, eh, l'arrivo dello tsunami della Riforma Protestante. Ecco, Caravaggio nasce in quest'epoca, nasce nel 1571 e non nasce a Caravaggio come si pensava fino a qualche anno fa. Eh, e di questi anni sono. 8-9 anni, insomma, anche in è stato scoperto che Caravaggio è proprio nato a Milano, è stato trovato il documento del suo battesimo, della sua nascita. È nato a Milano, Caravaggio era la, il paese nella, nella Bergamasca della sua famiglia, ritorna a Caravaggio per la sua infanzia, ma tornerà a Milano per studiare nella bottega di Simone Peterzano da adolescente. Eh, voglio iniziare questo percorso citando subito lui, Roberto Longhi, e ho già citato per Paolo Pasolini, perché Roberto Longhi è il critico d'arte che ha Riscoperto il Caravaggio all'inizio del Novecento. Ehm, poi vi, ve l'ho messo alla fine nelle fonti. È fondamentale se si vuole approcciare e studiare Caravaggio eh, il testo di Roberto Longhi, Caravaggio del 1952, edito per la prima volta nel 1952. Perché Caravaggio è stato un pittore, in realtà. Ehm, Sommesso, eh, silenzioso, eh, non conosciuto per eh, diversi anni, è stato ripreso in mano la sua potenza, la sua forza. È stato ristudiato, ricatalogato eh, nel Novecento proprio da Roberto Longhi, che sarà eh, docente di storia dell'arte a Bologna. E sarà docente di storia dell'arte di Pierpaolo Pasolini. Eh, Pierpaolo Pasolini che dedicherà fondamentalmente tutta la sua arte cinematografica eh, all'ispirazione del Caravaggio, proprio scritto in una lettera tra. Alunno tra allievo e professore. Eh, Pasolini dice a Roberto Longhi: ma Maestro, ma tutti mi dicono che mi ispiro al Rinascimento. Ma è possibile che nessuno si accorga quanto io, quanto tutta la mia arte, la mia immagine, in tutta la mia arte, nella mia immagine ci sia il Caravaggio. Perché la poetica del Caravaggio trova un, un riflesso enorme, potentissimo, proprio nella poetica cinema, cinematografica di Pierpaolo Pasolini eh, nel Novecento. È interessante come tutto, come ogni forma d'arte, come la storia si incastri perfettamente. Eh, Pierpaolo Pasolini voleva laurearsi in storia dell'arte con eh, Roberto Lunghi. Ma non, non riuscirà perché eh, era troppo <ride> richiesto. Roberto Longhi quindi sì, eh, credo che sia questo il motivo. Comunque non riuscirà a laurearsi con il grandissimo Roberto Longhi anche se i due continueranno a scriversi per tutta la vita. Eh, eh, Longhi rimarrà un punto di riferimento per Pier Paolo Pasolini. E, ehm, si laureerà eh, su, su Pascoli e eh, sulla poesia di Pascoli. Però è interessante vedere come Roberto Longhi, il critico d'arte, conoscitore, er, eh, colui che ha riscoperto il Caravaggio nel Novecento, sia diventato poi professore di Pasolini e Pasolini sia diventato nella cinematografia, nel surrealismo, nel surrealismo di Borgata, eh, il riflesso perfetto di questo pittore dell'inizio del Seicento. Della fine del Cinquecento e dell'inizio del Seicento. E vorrei iniziare subito con queste parole di Roberto Longhi che invito tutti a leggere anche perché ha una penna stupenda, scrive in maniera meravigliosa, ma sin da giovanissimo se si leggono i, gli scritti di Longhi, da giovanissimo, proprio qualsiasi storico dell'arte, si sente eh, niente in confronto. E sente veramente poco e, e si era un talento già immenso ah, da studente. Roberto Longhi dice questo del San Giovanni Battista perché Roberto Longhi vede nel modo in cui Caravaggio rappresenterà per tutta la sua vita il San Giovanni Battista come un riflesso della sua anima, come un suo alter ego ed è interessante come Longhi racconta e descrive in pochissime righe il carattere, l'anima del Caravaggio legandolo proprio al San Giovanni Battista. San Giovanni Battista, santo quasi autobiografico naturalista per definizione, riottoso, inselvato, scorbutico, digiunatore per vocazione, ma sempre colmo di vita elementare. Queste, queste parole descrivono tutta la vita, l'anima, la poetica, ehm, l'orrore, la, la rabbia, la lotta, eh, i lati oscuri eh, del, del caravaggio. Perché Caravaggio lo vediamo un po' qui, in questo San Giovanni Battista del 1604 circa, era un giovane riottoso, gli piaceva discutere, era, si arrabbiava facilmente, sono famosi. Um... E le, le, le storie che si trovano poi nel, nelle biografie a lui dedicate del Bellori o del Baglione eh, quando gettava eh, i carciofi fritti addosso ai camerieri delle locande o tutta la serie di denunce. Contro il Caravaggio all'epoca, eh, tutti i documenti eh, che ancora si trovano contro la, car la caratteristica del Caravaggio, questo ragazzo riottoso che andava in giro col pugnale in tasca, che non si lavava, sempre accompagnato dal suo cane, ehm, inselvato appunto, scorbutico, mh, mh, faceva fatica a mantenere relazioni equilibrate, digiunatore e provocazione, mangiava male anche quando diventerà famoso, anche quando diventerà conosciutissimo, lui non userà i soldi per, per potere o per, per, per sfruttare diciamo, la sua immagine, rimarrà ancorato a quella vita elementare, a quella vita di strada, a quella vita della borgata che sarà sempre il centro della sua poetica. Perché quando si parla degli artisti in generale non bisogna parlare solo di pittura o di arte, bisogna parlare di poetica, di sguardo sul mondo. Perché ogni artista ha uno sguardo sul mondo diverso, e lo sguardo sul mondo di Caravaggio è uno sguardo colmo di vita elementare. Sarà quella vita che lo se rigenererà sempre, da cui lui attingerà sempre per poter sopravvivere. La strada, le persone, le locande, la borgata, eh, purtroppo la, la delinquenza, la mafia all'epoca. Eh, le liti, la discussione, l'azzardo, ecco, tutto, tutta la vita della strada sarà in realtà la vita che lo renderà il genio assoluto che oggi noi conosciamo. Quindi un ragazzo giovane e riottoso tra luce e ombra. Ecco, eh, di Caravaggio non mi piace parlare di chiaroscuro, eh, non è chiaroscuro quello utilizzato da Caravaggio, è luce e ombra, è, è, è luce e scuro, è buio, eh, c'è cioè proprio questo contrasto. Profondissimo, fortissimo, energico tra zone di luce e zone di ombra, che erano proprio quelle che anche eh, erano presenti e sconvolgenti nella, nella sua anima. Ovviamente, eh, in poco tempo è difficile eh, raccontarvi tutto. Caravaggio, quindi eh, queste mie grandi monografie cercano sempre di selezionare alcune opere, alcuni, alcuni percorsi, alcune idee. Quindi ho cercato di realizzare un percorso che seleziona secondo me alcune opere. Eh, ma e sapete benissimo che le opere di Caravaggio sono tantissime, sono bellissime, però secondo me è importante sempre iniziare dalla formazione. Come vi ho detto, Caravaggio arriva a Milano e nel 1584 inizia il suo apprendistato da Simone Peterzano, che si faceva chiamare allievo di Giorgione. Quindi il suo maestro, Simone Peterzano, si faceva chiamare come un pittore intriso di pittura veneta. La pittura veneta rinascimentale della natura, dell'atmosfera, della luce morbida. E i pittori che Caravaggio guardava e studiava erano ovviamente Petterzano e quindi tramite lui la pittura veneta, la natura, la luce. Leonardo da Vinci, eh, ovviamente qui a Milano, Caravaggio, si serverà, ehm, il grande capolavoro, l'ultima cena, il Cenacolo di Leonardo. E di cosa prenderà da Leonardo? Eh, L'amore? Per la reazione umana. Io dico sempre che Leonardo ehm, rappresentava quello che accade se tu getti un sasso nell'acqua, i cerchi che si creano intorno. Ehm, Leonardo era attratto dalla scientificità, dall'umanità dell'essere umano, dal suo dalla sua espressione, dalla sua reazione a un fatto. Perché è così importante il Cenacolo? Perché racconta come mh, le persone, degli amici ed eh, nemici, un nemico, abbiano reagito a un, un fatto, a un'affermazione così sconvolgente. Mh, Leonardo andava per strada, guardava i volti, faceva dei disegni, degli schizzi, sulle, anche delle caricature sulle espressioni dell'essere umano, su questo fiato. Su questo soffio di vita dell'essere umano, ecco. Leonardo era attratto da quello, da come l'essere umano reagiva al dolore, alla, a, una, a un fatto: il sasso e i cerchi che si muovono intorno. Moretto e Savoldo da Brescia, Lotto e Moroni a Bergamo, Giulio, Antonio e Vincenzo Campi a Milano, Sofonis Banguissola a Cremona, questi erano gli artisti che lui conobbe, guardò qui in, in, a Milano. Eh, la pittura rinascimentale lombarda, che era caratterizzata da, ad esempio, Leonardo da Vinci: vi ho detto il soffio umano, la reazione, l'espressività. Moretto e Savoldo da Brescia: le loro opere di notturni. Lotto e Moroni a Bergamo: la semplicità il racconto dell'essenzialità eh, il sacro che diventa umano eh, non so se avete presente la famosa annunciazione di Lorenzo Lotto in cui si vede una Maria giovanissima eh, vestita proprio da campagnolo in una casa di campagna che corre via quasi sembra correre via da, da Dio che eh, la, la sta richiamando e dall'angelo che la sta chiamando per annunciarle la venuta di Cristo e, è una scena che sembra quasi un fumetto eh, assolutamente reale, assolutamente casalinga eh, Giulio, Antonio, e Vincenzo Campi a Milano con le loro nature morte bellissime con le nature morte vive, come dico sempre, eh, di frutta, verdura ai mercati, di carne. Ehm, la, la, la natura, che è il senso stesso della vita. e Questo è un elemento che Caravaggio guarderà, osserverà tantissimo qui a Milano perché. Qui, proprio osservando questo tipo di arte, eh, lui si rende conto, crea la sua poetica, che ha tanti punti. Il primo punto è che non è importante cosa rappresenti ma come. Eh, dal suo punto di vista, una, eh, una canestra di frutta vale quanto un volto di Cristo, se la realizzi benissimo, eh, non è il soggetto, è quello che rappresenti. E la natura, nella natura, c'è anche il divino, quindi è un pensiero molto. Rinascimentale anche il suo intellettuale libero, infatti sarà un artista libero Caravaggio e Sofonisba Anguissola Cremona. Sofonisba eh, sarà un artista che rappresenterà e che ispirerà il famosissimo ragazzo morso dal ramarro con un suo disegno perché lui troverà questo disegno a Roma di Sofonisba Anguissola e lo riprodurrà in qualche modo a suo modo nel famosissimo ragazzo morso dal ramarro. Quindi questa realtà. Caravaggio la vede, la osserva, la studia, l'assorbe, l'assorbe a Milano nella bottega del suo maestro Simone Peterzano, ma il primo mistero di Caravaggio è che di lui non ci sono opere, disegni, prove, schizzi, eh, non c'è neanche una prova di disegno, un... Di tutta questa prima, prima sua parte della vita, della sua formazione, non abbiamo niente. Della formazione di Caravaggio, delle sue prove per diventare un pittore, non abbiamo niente. È come se uh, io me lo immagino un po' così: Caravaggio, un, un osservatore, un grandissimo osservatore della realtà, anche un po' solitario uh, e diffidente, che probabilmente uh, amava osservare. Assorbire quello che eh, studiava, imparava, vedeva realizzare, vedeva realizzato intorno a sé. Mm, e questa cosa si vedrà tantissimo nelle sue opere. Oggi non potrò approfondire tutto, ma tantissime opere, anche le primissime opere di Simone Peterzano a Milano nella meravigliosa chiesa di San, ma San Maurizio al Monastero Maggiore. Mm, ci sono delle scene realizzate da Peterzano che saranno riprese nelle pose da, da Caravaggio nelle sue opere, come anche la bellissima eh, pietà eh, che si trova alla chiesa di San Fedele a Milano di Simone Peterzano sarà poi ripresa dal Caravaggio nella sua immensa eh, pietà, deposizione di Cristo del 1602-1604, perché in realtà da quest'opera di Simone Peterzano Caravaggio aveva già notato una cosa molto importante. Eh, quest'opera di Peterzano ha degli elementi manieristi, il colore. I colori sono colori manieristi, accesi, vigorosi, luminosi, ma Caravaggio qui aveva notato il senso del silenzio l'aveva notato subito in quest'opera del suo maestro. Eh, le opere manieriste dell'epoca rappresentavano le deposizioni, le pietà, come poi Pasolini le racconterà nella ricotta, in maniera quasi folcloristica, esagerata, senza pesi, senza corpi reali, ma solo corpi svolazzanti, danzanti, senza punti di fuga. Delle deposizioni, pensate quella di Rosso di Fiorentino e di Pontormo, che saranno citati da, Pasolini, da Pierpaolo Pasolini nella ricotta, ehm, sono deposizioni irreali nelle pose dei personaggi, eh, non c'è il vero dramma, c'è quasi solo il teatro, la scena, la struttura della scena, il colore, l'attrazione, il caos, la perdita del punto di fuga. Ecco, di fronte alle opere manieriste rimaniamo come sconvolti da quei colori, da quei corpi, ma allo stesso tempo mh, un po' distanti, come di fronte a un'opera teatrale. Ecco invece, qua nella deposizione del maestro Peterzano per Caravaggio, questa cosa non accade perché la sensibilità, la, la descrizione dei, delle reazioni umane, dell'emotività, dell della tristezza, è tutto assolutamente eh, realistico, è tutto assolutamente dignitoso, è tutto assolutamente vero, naturale, reale. E questo silenzio, queste scene, questa natura, diciamo, sullo sfondo cupa, questo nero, questa luce in primo piano, insomma, questi dettagli Caravaggio li ricorderà bene, come anche il dettaglio della pietra angolare in primo piano, che sarà ovviamente ripresa nella sua pietra angolare, nella deposizione della Pinacoteca Vaticana. Questo per dirvi cosa? Che Caravaggio qui a Milano vede l'arte del maestro e vede anche l'arte della, 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 della sua terra, della Lombardia, vede l'arte rinascimentale lombarda, che è caratterizzata proprio dagli elementi che vi ho detto. Uno fra tutti, la quotidianità, la semplicità, l'essenzialità, un po' come sono i lombardi. Eh, la mancanza di ornamento, di decoro inutile. Eh, Caravaggio quando arriva a Roma arriva assolutamente squattrinato, sarà sfruttato da diversi ehm, da, da pittori, da diverse persone, pensate che anche solo per curarsi in ospedale perché sarà malato pagherà attraverso dei quadri, quasi una premonizione di quello che sarà per lui l'arte sopravvivenza, ricordiamocelo poi quando vi spiegherò come. Come andrà avanti la sua vita? Um, a Roma arriva un po' come tutti, lo dico sempre anche ai miei studenti, come, come tutti i giovani stagisti, insomma, squattrinato, senza un posto dove stare, assolutamente solo. Ma lui voleva andare a Roma. Eh, qua c'è anche un'altra grande tematica. Perché voleva andare a Roma? Allora, la, la, quello che si pensa, quello che si dice di base, è che andrò a Roma proprio perché era il centro dell'arte dell'epoca. C'è tutta una ricerca in corso. Su cui io non prendo posizione perché bisognerà vedere, si è tutta una ricerca in corso di diversi storici e studiosi importanti, che stanno eh, indagando sulla possibilità che Caravaggio sia scappato da Milano perché aveva ucciso un uomo. Non si sa, quando c'è stata la famosa mostra dentro Caravaggio a Milano qualche anno fa, eh, si era proprio anche si è, quando ho portato i gruppi, insomma, ho narrato anche di questa ricerca in corso. Eh, sicuramente arriva a Roma anche perché Roma era il centro del mondo dell'arte dell'epoca e vi ho detto che fino adesso non abbiamo opere di Caravaggio fino a questo momento e abbiamo. Là, ehm, abbiamo quest'opera che è una copia da Caravaggio. Questo è il primo documento che abbiamo, pittorico, legato a Caravaggio perché non è un originale di Caravaggio, non è un'opera di Caravaggio, ma già che Caravaggio era copiato. Giovanissimo arriva a Roma, siamo nel 1592, 93, 94. Arriva a Roma in questi anni e già viene copiato da qualcuno, già le sue opere iniziano ad essere riprese, riaffrontate dal, da, 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 da altri giovani artisti. Tra l'altro è un anonimo questo, questo artista, però quest'opera già ci fa capire profondamente il punto focale della rivoluzione caravaggesca. Il soggetto di quest'opera non è un soggetto storico, non è un soggetto importante, non è un soggetto religioso. Eh, è un giovane ragazzo che monda un frutto. È un giovane ragazzo che si sta. Eh, Sbucciando il suo frutto per far merenda, per mangiare, per far colazione, chi lo sa. È sicuramente un soggetto eh, strano per l'epoca perché non c'è niente di attraente, non c'è niente di affascinante, non c'è niente di eh, rivoluzionario, di storico, di, di, di marketing. Ecco quello che accadeva in quell'epoca con l'arte, non c'è niente di eh, spettacolare, ok? Tanto che in quest'opera quest cercheranno di dare tantissimi significati sotto testi religiosi, filosofici, potete, cristologici. In realtà no, quest'opera è semplicemente un ragazzo giovane in, una, in un ambiente cupo scuro, eh, non riconoscibile, quindi il buio del caravaggio già presente, che si prepara da mangiare. Una scena quotidiana, semplicissima, senza orpelli. E l'arte che Caravaggio, come lo chiamavano in Lombardo a Roma, eh, a Roma eh, aveva visto nella sua formazione: questa attenzione per le scene più semplici, più um, umili, più quotidiane. Per lui questo soggetto era valevole di rappresentazione, aveva valore, aveva, era interessante per essere rappresentato. E quindi questa prima opera, copia da Caravaggio di un anonimo però sappiamo che Caravaggio realizzò un'opera così, è già la firma della sua poetica, l'attenzione ai gesti più semplici, più umili, più eh, normali, più quotidiani, e con questa camicia bianca un po' sgualcita e questa luce e ombra. Vuol dire che Caravaggio in questi anni stava già facendo gli studi che lo renderanno il grande Caravaggio, e la prima opera che abbiamo di Caravaggio, la prima sua opera, è Il Bacchino Malato. Siamo già davanti a un capolavoro e questo è già qualcosa di veramente interessante. Um, Caravaggio realizza. La, abbiamo il primo capolavoro di Caravaggio che è un suo autoritratto allo specchio nelle vesti di Bacchino Malato. In quel momento Caravaggio era malato e si rappresenta. Non aveva soldi, non poteva pagare modelli e quindi nel suo studio, nel suo appartamentino a Roma, eh, inizia a dipingere, a fare delle prove e lo fa guardando se stesso. Ci sono tantissimi elementi già sconvolgenti in quest'opera. Caravaggio si rappresenta in maniera realistica, lui, non con Photoshop, <ride> ma reale, ammalato, di colore verdognolo, con le... Con le occhiaie, però nelle vesti di una divinità, nella divinità di Bacco, che è la divinità dell'ebrezza, della follia, del, dell'istinto. Eh, questo grappolo di frutta in mano, questa posa sensualissima, l'androginia, elemento puramente platonico e neoplatonico, quindi rinascimentale, un corpo maschile, vigoroso, muscoloso. Un atteggiamento femminile, sensuale e quindi l'androgenia, simbolo della perfezione, dell'equilibrio. In e yang, femminile e maschile insieme, in to in sullo sfondo, il niente, il nulla, il vuoto, in primo piano, un, um, uh, un muretto. Guardatelo bene che crea la spazialità e una natura morta, viva, della frutta. È un primo quadro abbastanza interessante, sconvolgente, di una potenza inaudita. Quello sguardo, quell'occhio anche attrattivo nei confronti dello spettatore, ha eh, già un potere estremo. E si ritrovano gli elementi già visti nella prima copia da. Quindi questa semplicità, questo realismo nel sottoritratto, però questa divinità, quindi il rappresentarsi come il bacco malato. Già la parola bacchino malato ha in sé altro elemento di poetica di Caravaggio: la divinità e l'umano, il sacro e il reale, ehm, l'inarrivabile, il genio artistico e la crudezza, la realtà, la vita elementare, citando Lunghi. Caravaggio, diciamo che i primi anni eh, a Roma fa veramente la fame. Famoso il fatto che ha vissuto, ha lavorato nella bottega del signor Monsignore Insalata, chiamato proprio così perché gli dava da mangiare giusto l'insalata. Però mi ha colpito, io ho seguito. Tutte le puntate di Tommaso Montanari su, che vi consiglio sul replay dedicato al Caravaggio. Il professor Montanari sottolinea questo elemento. Osservando le prime opere di Caravaggio, sembra adesso vi ho messo sul bacchino malato, ma pensate anche al ragazzo col e con la canestra di frutta, sono tutti autoritratti o ritratti, anche probabilmente del suo amico siciliano Minniti, eh, fermi in cui niente accade. Inizia ad accadere qualcosa qui, con il ragazzo morso dal ramarro. Siamo in 1594-1595, abbiamo due versioni, le vedete qua. La prima versione a sinistra si trova alla Fondazione Lunghe a Firenze, e la seconda versione a destra invece della National Gallery a Londra. Qua accade qualcosa: un ragazzo viene morso da un ramarro, da un animale, e, e reagisce, c'è cioè il nervo. C'è la reazione dei nervi, della tensione, del dolore. Eh, guardate questo gesto, anche qui: corpo maschile, ma gesto puramente, profondamente femminile. Questa spalla nuda, questa sensualità, questo vigore. Questa, queste sopracciglia aggrottate, la, la bocca che si contorce dal dolore e questo proprio come un film, Montanari afferma proprio questo, come un film è come se ci fossero dei fotogrammi fissi e a un certo punto esplode la reazione umana che sarà ancora più presente nella eh, superba medusa della galleria degli uffizi. Medusa rappresentata, pensate già quant'era era fotografo e regista davvero il Caravaggio. Caravaggio si immagina di ritrarre Medusa specchiata sullo scudo, eh, quindi non è la vera Medusa che vediamo, ma è un riflesso di Medusa, quindi questa idea dello specchio è presentissima in Caravaggio, è la ra rappresentazione di Medusa ra vista, osservata, eh, fotografata nell'attimo. In cui è stata uccisa, in cui si sta rendendo conto che sta morendo, e in cui rimane quasi lei stessa pietrificata guardandosi. È una potenza cinematografica estrema quest'opera ed è fondamentalmente la potenza leonardesca, la, la riesa eh, di Caravaggio di, quel, di quelle osservazioni, di quelle ore passate a guardare il cenacolo di Leonardo, a cercare di capire e di comprendere la genialità di quell'artista. Portare la verità delle emozioni, essere onesti e sinceri nella rappresentazione dell'emozione, che è ciò che ci rende umani, e anche ai, alle divinità, anche ai mostri, anche alle metamorfosi, anche ai santi, anche a Cristo, alla Madonna. Ciò che accomuna tutto è proprio l'emozione e la rappresentazione dell'emozione, per Caravaggio, è fondamentale. Lui si sente nel ruolo di dovere. Raccontare la vera essenza dell'essere umano e quindi il dolore, la forza, la gioia, l'emotività, la potenza dell'emozione. Un altro elemento interessante: Caravaggio, a un certo punto, viene notato per fortuna da un grandissimo uomo di cultura, di cui si diceva di ogni, ogni cosa, il Cardinale del Monte. Ehm, però sicuramente aveva una vita forse un po' libera, eh, insomma, un uomo di chiesa che aveva una vita un po' contrastante a quel suo ruolo, ma un uomo di immensa cultura che subito notò Caravaggio. Lo notò e disse: Questo è veramente bravo. E gli chiese delle opere, de gli commissionò delle opere. Caravaggio a quel punto avrebbe potuto eh, fare qualsiasi cosa: una crocefissione, eh, una deposizione, mh, un fatto storico, un fatto mitologico. Già qui. A, eh, si comprende, oltre alla poetica, anche il carattere di Caravaggio. Caravaggio è di fronte, finalmente, dopo anni di povertà e di arrancamenti a Roma, di fronte alla sua grande possibilità, di fronte alla sua grande chance. E Caravaggio inizia a realizzare delle opere per il Cardinale del Monte, che sono queste. Qua vedete la Buonaventura, un'altra famosa è i Bari. E queste opere sono assolutamente affascinanti, non sono storiche, non sono rivoluzionarie, eh, non sono, scusate non sono tradizionali accademiche sono rivoluzionarie perché lui racconta delle scene di strada in questo caso una giovane zingara che molto sensuale e ammaliante osserva il giovane ragazzo cerca di circuirlo intanto gli ruba l'anello il giovane ragazzo che è lì che pensa magari gli chiedo di uscire si fa intortare e non si accorge della, eh, di essere che in questo momento è fregato, lo, sta, lo stanno fregando lo, stanno, lo sta derubando questa donna come anche i pari, eh, racconta questi tre uomini, che due uomini che bleffano eh, durante il gioco d'azzardo, il giovane ragazzo che non si accorge di niente, no? eh, rimane proprio ingenuo, naif eh, di fronte alla, alla vita, a quello che accade. A parte tutti, tutte le storie sotto, dietro queste opere, è interessante notare cosa Caravaggio decide di fare nella sua prima opportunità vera. Si disinteressa. Della tradizione dell'Accademia, lui racconta quello che gli interessa, quello che gli interessa è la vita di strada, la vita della borgata, eh, la vita reale, cosa accade in strada. Eh, e in strada c'è la delinquenza, c'è la fregatura, c'è l'ingenuità, la purezza dei, dei giovani, de, de, delle persone anche migliori che vengono in qualche modo. Um, Derubati di questa ingenuità, vengono violentati nei da, da questa uh, rabbia, da questa delinquenza, da questa cattiveria. E forse lui si sentiva un po' così: si sentiva un ragazzo che viveva e in qualche modo doveva gestire questa realtà dei, dei, dei sobborghi e quindi lui racconta al cardinale del Monte con le sue opere, con le prime importanti commissioni. La vita che lui interessava e la vita che lui interessava era la vita della strada, la vita di queste persone. Eh, trovava in questo eh, la sua ninfa e lo continuerà a trovare per tutta la sua vita. Opera superba, importantissima per comprendere Caravaggio, è La Maddalena Penitente che si trova a Roma alla Galleria Doria Panfili Dietro quest'opera c'è tutta una tematica che io vorrei raccontarvi. Che è quella proprio della Maddalena. Nell'epoca della Controriforma la Chiesa Cattolica, sapete, è molto rigorosa, ristruttura la propria arte con delle regole ben precise. E queste regole ben precise sono appunto l'arte bella, affascinante e la didattica. C'è però um, qualcosa di molto intrigante in quest'epoca che io spesso racconto quando, le, quando faccio le visite guidate alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano. C'è tutto d'un tratto nel Seicento, nell'epoca della Controriforma, eh, il nudo femminile. La sensualità femminile diventa punto focale dell'arte della Chiesa della cattolica della Controriforma: le Susanne al bagno, eh, le Maddalene penitenti sensualissime. Le Maddalene in estesi che si confondono con le Maddalene penitenti. C'è tutta una, una tematica molto interessante. Le Cleopatra eh, come simbolo del peccato, lussurioso, sempre nude, eh, eroticissime. Eh, pensate cosa farà poi il Bernini con le estesi di Santa Teresa ehm, a Roma: quindi, questa sensualità erotica, fisica eh, che diventa specchio di quella spirituale, riflesso di quella spirituale. Caravaggio sarà uno di quegli artisti più criticati, visto come eretico, appunto l'omicida, come accadrà, però lui non spoglierà mai una donna in tutte le sue opere, avrà sempre questa delicatezza e questo pudore estremo nella rappresentazione femminile, in un'epoca in cui paradossalmente la Chiesa Cattolica accettava. Questa rappresentazione femminile così vigorosa, così sensuale, così presente, tanto che molto spesso la maddalena penitente, il soggetto della maddalena penitente era comunque sempre rappresentata in estasi, che sono due soggetti eh, iconografici diversi, ma nell'epoca della Controriforma sono due soggetti che in realtà si, si confondono ehm, perché? Perché comunque Maddalena era una prostituta ed era giustificato, tra virgolette, eh, rappresentarla nuda qualcosa che ancora non ho capito compreso, però avendo fatto un dottorato di ricerca sull'iconografia femminile, è una tematica che mi ha molto incuriosito di quell'epoca, perché proprio nel 600 esplode la rappresentazione femminile del nudo femminile. Caravaggio si distanzierà sempre da quel tipo di rappresentazione. Per lui una Maddalena penitente è davvero una Maddalena penitente, non è nuda, non è erotica, non è in estasi è una maddalena penitente, ovvero che primo si pente. Secondo, se ti penti sei triste. Terzo, se ti penti sei triste e ripensi ai tuoi peccati, quindi al tuo passato. E non sei sicuramente in posa sdraiata, erotica con. Um con spalle nude no? uh, l'unica, la, la sua famosissima Maddalena in estasi che però è un altro soggetto iconografico sarà comunque più pura e più pudica di tutte le altre Maddalena in estasi dell'epoca dell'arte della controriforma qui come rappresenta Maddalena uh, Caravaggio la prima cosa da dire è che questa donna era veramente una prostituta uh, Caravaggio prende questa giovane prostituta, la porta nel suo studio uh, e la ritrae le i tempi di posa erano molto lunghi e questa giovane prostituta si addormenta, e quindi lui decide di rappresentarla nel momento in cui si addormenta con una lacrima sul viso che qua non si vede, ma c'è con un punto di vista. Primo pittore fotografo rialzato. E quindi c'è anche un senso di protezione nei confronti di questa giovane ragazza, che è completamente abbandonata. Il corpo racconta questo abbandono, questa fatica, questo dolore, questo pentimento. Una luce leggera, a sua dente arriva da sinistra e la accarezza: è la luce di Dio. In Caravaggio la luce è sempre Dio: è Dio che accarezza, che, che abbraccia, che è presente. In basso a sinistra gli oggetti che ricordano la vita passata di Maddalena, quindi eh, i gioielli, il vaso di unguenti. Eh, c'è tutto l'elemento, tutta la caratteristica di, iconografica di, ma, di Maddalena, ma portata nella realtà. Non ci sono teschi, non c'è posa attraente. Pensate alla Maddalena del Carraccio all'epoca, che era molto diversa: era molto, prima era nuda, metà nuda. Con questo paesaggio meraviglioso sullo sfondo, qui non c'è niente, è tutto concentrato su di lei. Un'ambientazione pura, spoglia, nuda, e eh, tutto concentrato sulla protagonista, che è una giovane ragazza dell'epoca, coi vestiti dell'epoca, contemporanei, in cui tutte le persone si potevano ritrovare, si potevano riconoscere, e soprattutto riconoscevano la prostituta, riconoscevano la donna ritratta. Questo è un altro degli elementi più potenti della pittura di Caravaggio. Una delle eh, domande che più spesso i ragazzi, i miei alunni mi fanno ehm, è questa: ma se eh, alla chiesa non andava bene quello che Caravaggio rappresentava? Perché continuavano a commissionare le opere? Ecco, questo è un punto interessante, perché comunque Caravaggio attirava credenti quanto il nudo femminile. Non eh, spogliava le donne, non aveva questa pittura eh, attraente, affascinante, spettacolare, teatrale, colorata, ma attraeva il popolo proprio per quello che rappresentava, pensate che il Caravaggio metterà il volto di una prostituta nella Vergine Maria. E, e quindi immaginatevi quando queste opere, queste palle venivano esposte in chiesa, che cosa accadeva in, a Roma, cosa accadeva intorno a quella chiesa, le persone si avvicinavano e si innamoravano di quelle opere, volevano entrare in chiesa, comunque la chiesa riusciva ad attrarre i propri credenti e poi perché oggettivamente era un pittore di una bravura immensa. Insomma, viene notato, Caravaggio, in questi anni, siamo alla fine del Cinquecento, viene notato e eh, inizia ad avere le sue prime opere pubbliche le prime commissioni pubbliche a Roma e la fa cosa c'entra questa quest opera con le commissioni pubbliche? in realtà sembra niente perché le prime commissioni pubbliche sapete che sono eh, in San Luigi dei Francesi nella Cappella Contarelli sempre a Roma e alla cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma. Queste sono le prime commissioni pubbliche, le commissioni le opere con cui Caravaggio diventa famoso al pubblico, le prime commissioni della chiesa ufficiali dopo il cardinal del Monte, una richiesta ufficiale delle opere del Caravaggio, però quest'opera secondo me è un nodo interessante. È eh, un um... È un momento interessante nell'opera del Caravaggio perché Caravaggio rappresenta una natura morta, una natura morta che è un soggetto tipico della pittura lombarda, della pittura da cui lui viene, in cui lui si è formato, la pittura che lui ha guardato, pensate, ricordate i fratelli Campi ad esempio. Però quest'opera sarà richiesta da, dal cardinale Federico Borromeo a Milano e infatti oggi quest'opera si trova alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano. Faceva parte quest'opera proprio del, del primo nucleo di opere con cui è stata aperta la Pinacoteca Ambrosiana che è descritta proprio dal cardinale Borgo, Borromeo, da Cardinale Federico Borromeo, perché era il primo nucleo di sue opere. Eh, cardinale Federico Borromeo ha questa grandissima passione per l'arte. E quest'opera lui la volle profondamente. E negli scritti del museo eh, il suo libro in cui descrive una per una tutte le opere del suo primo nucleo di. Collezione, dice che quest'opera del Caravaggio è bella a livello delle nature morte di Bruegel, dei Fiamminghi, ma forse ancora di più. Tanto da richiedere che non abbia nessuno, nessuna opera a fianco, deve stare da sola. È un'opera che pretende la solitudine, deve essere esposta da sola. Non deve avere altri confronti, altre opere a fianco a lei. Tanto che pensate alla Pinacoteca Ambrosiana, l'ultimo allestimento è sicuramente il più coerente. E io quando entro alla Pinacoteca Ambrosiana, nella biblioteca ambrosiana, dove si passa, sembra dal mio punto di vista una, una cattedrale laica, la, la biblioteca ambrosiana, perché lì adesso è stata posta la, la canestra di frutta del Caravaggio. Eh, si passa questo corridoio, spesso ci sono anche canti gregoriani, quando si arriva lì il corridoio con i disegni laterali del, del Codice Atlantico di Leonardo, ovviamente ogni tot cambiati per l'esposizione, per essere protetti dall'esposizione, e all'altare la canestra di Caravaggio. Può sembrare un'eresia quella che dico, ma non lo è, perché in realtà quest'opera Federico Borromeo la volle proprio perché vedeva in quest'opera qualcosa di profondamente sacro, qualcosa di profondamente religioso, che non è semplicemente la frutta, in una canestra è il senso stesso dell'essere umano e infatti adesso è posta come su un altare nella Pinacoteca Ambrosiana perché è il momento, il, il momento preciso della conoscenza dell'essere umano di se stesso. È una canestra di frutta con della frutta bellissima, perfetta, con però degli elementi, dei dettagli, c'è questa. Questo verme, questo buco nella mela in primo piano che sta marcendo la mela e anche le, le foglie sembrano raggrinzite, sembra che si stanno eh, rompendo, sembra di sentire anche il rumore cric cric delle foglie che stanno morendo. Eh, ho come l'impressione quando guardo quest'opera per tanto tempo e mi capita con tante opere di Caravaggio, ad esempio, non riesco a guardare troppo tempo La Medusa di Caravaggio, e con quest'opera. Tanto che sarà ripresa, pensate, dall'arte contemporanea del Novecento, nei fotogrammi dell'arte contemporanea del Novecento, sembra quasi che se la, se la si guarda per troppo tempo, inizia a marcire davvero. È come se Caravaggio avesse portato il tempo in uno spazio fermo, avesse portato l'Eterno in un attimo. La sua grande capacità di climax, che abbiamo visto nella Medusa e vedremo un po' in tutte le sue opere, ovvero il punto più alto della narrazione. Il dramma, il momento maggiormente drammatico di una narrazione, lui la prende sempre, occhio da regista. E qui c'è in realtà il momento in cui la frutta si sta, marce sta marcendo, ed è la rappresentazione dell'animo umano toccata dal peccato toccato dal peccato l'animo umano toccato dal peccato che marcisce l'animo umano che è qualcosa di perfetto di... perché siamo figli di Dio perché l'essere umano è figlio di Dio ha la scintilla divina dentro però il peccato rende marcio l'essere umano, la sua anima e Caravaggio qui in questo nulla non c'è ambientazione, non c'è niente. Sono pochissimi i paesaggi nell'opera di Caravaggio: c'è cioè riposo nella fuga in Egitto, pochissimi paesaggi più avanti, ma giusto come sfondo. Lui si concentrerà eh, sempre sul vuoto nel background, nel, nello sfondo, eh, sarà sempre a, mh, concentrato sul primo piano, sul dare risalto al protagonista della scena e in questo caso è la frutta. Che è l'animo umano, è l'essere umano. Altro dettaglio famosissimo: questa canestra che esce leggermente dal, eh, dal davanzale, come il davanzale che abbiamo visto prima del Bacchino Malato di Caravaggio. Questa opera in realtà apre la strada alle grandi commissioni, anche alle commissioni della Chiesa, perché Federico Borromeo da Milano, che era il simbolo della controriforma, conosceva la vita di Caravaggio mi raccontavano di questo ragazzo che si portava uomini e donne nel suo studio ehm, a Roma, che aveva rapporti con prostitute, che andava in giro con il, il pugnale in tasca, eh, che eh, era, impauriva tutti, che litigava con tutti, che era un giovane appunto riottoso e inselvato. Tanto che non poteva chiedere altro per Caravaggio, sicuramente non poteva richiedergli un, un sensualissimo giovane con la canestra di frutta, con un cesto di frutta o un bacchino malato. Però volle di Caravaggio quest'opera, perché a parte il suo grande amore per l'arte, la, era il punto debole e per noi in realtà di forza di Federico Borromeo, vedeva ovviamente l'altissima tecnica. Di, la, la capacità immensa di Caravaggio di rappresentare qualcosa in maniera reale e viva, ma vedeva in quest'opera sinceramente e profondamente il senso dell'anima, dell'essere umano, ehm, del, 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 del riflesso dell'essere umano, dell'anima umana nella realtà, perché l'irreale, la, la natura è specchio della divinità per Caravaggio era proprio così perché aveva una formazione lombardo una formazione dell'immanente del realismo, della purezza della quotidianità mi sono già dilungata io direi di <ride> finire così questa prima parte della, della mia monografia del, dedicata al Caravaggio a Michelangelo Merisi detto il Caravaggio questo nome eh, è già tutto nel nome il, il miracolo e la meraviglia e continueremo settimana prossima eh, con la prossima lezione, insomma, con eh, le sue prime commissioni pubbliche a, a Roma e con la meraviglia della vocazione di San Matteo. Io vi ringrazio come sempre, grazie per seguirmi con tanto affetto e alla prossima. Un bacio grande! Ciao!